Minuto di raccoglimento osservato in silenzio totale in memoria di un personaggio che ha fatto la storia del basket udinese, Boris Kristancic. Eh sì, molto affezionato, la prima gestione Snyder, quello lui protagonista che ha portato Udine in Serie A se non erro nel 63, anche uno striscione che può essere Max nel 63, la prima sì. Gestione Snyder. Il ragazzi del settore D l'hanno appunto ricordato con uno striscione. È cominciata la partita, il primo possesso per la formazione lombarda, c'è il primo fallo speso da Riccardo Castelli nello show difensivo contro il numero 3 Liberati. Per onor di cronaca crema anni 10, ma per onor di firma e Gabriele Zanella, pardon, mentre dall'altra parte per la PUGSA ci sono i 10 Zacchetti e Truccolo che hanno lamentato dei problemi fisici di recente. Chi giocherà? Sicuramente è Truccolo, dovrebbe farcela, anzi anche Zacchetti, che però non è al massimo della condizione fisica. Due cose, tanto arriva la tripla, volevo proprio dire questo di Liberati, che l'altro anno è stato il miglior tiratore da tre punti se non sbaglio nel girone A, un giocatore che dallo scarico può far male. Max, due cose: uno, se non erro, Crema è una delle squadre che tira di più tiri liberi in campionato e bisogna stare attenti ai portoneri. Alla verve del playmaker Montanari, uno che penetra e scarica molto, è una grande difesa di Gianluca. Primi punti per Davide Poltroneri e dunque anche per la PU Gessa, che rincorre sul 2-3 quando mancano 9 minuti e 7 secondi alla fine del primo quarto. Liberati fa 5 punti in striscia al suo attivo e poi Del Sorbo commette fallo contro Mauro Pinton. Sembra aver cominciato molto bene Crema questa partita, che è allenata da Baldiraghi, un allenatore di categoria, un allenatore che è specializzato nel condurre le formazioni delle minors. Sì, è un signor allenatore secondo me, Pavese, tanti anni in B2, allenatore che delle sue squadre fa come peculiarità l'intensità difensiva, si sta vedendo anche quest'anno. Ha rivoluto con sé Ibrahim Sissé dopo un anno di pit stop, giocatore originario Costa d'Avorio ma nazionale grazie alla madre del Burkina Faso, ha giocato anche Afrobasket nel 2013, l'ha avuto a Olbia, l'ha avuto se non erro a Riva del Garda, lo conosce bene, vedremo se quanti minuti lo schiererà quest'oggi. Da tre punti Del Sorbo mette anche questa conclusione. Crema ha cominciato nel miglior modo possibile, due triple, un canestro da due e 2-8 in vantaggio per l'Ero Gasmet dopo quasi due minuti di partita. Marchetti su linea di fondo, poi lo scarico nel cuore dell'area per Ricky Castelli. Loro temono molto Castelli perché è il giocatore all around che può fare queste giocate e guardando gli effettivi di Crema non hanno giocatori che possono marcarlo bene, no Max? Dall'altra parte poi Del Sorbo reinsacca il più 6, massimo vantaggio per la formazione ospite dopo anche il 2-8 toccato in precedenza, serie di blocchi per liberare Mauro Pinton che riceve in un angolo, poi sbaglia la conclusione, Marchetti va al rimbalzo, c'è nuovo possesso per la formazione bianconera, il lob per Vanuzza, si stacca molto bene Tardito dal lato debole, tocca il pallone che esce, rimessa in attacco per la PU GSA, è stato resettato a quota 24 il cronometro per l'azione udinese. Baldiraghi giustamente richiede agli arbitri che venga resettato a quota 14 e così è, però continuano a colloquiare l'arbitro Zangrando e coach Baldiraghi. Max, 10 punti di Crema frutto della coppia Liberati Del Sorbo, i due esterni. Poltroneri in angolo da tre punti, va solo Cotone. Poltroneri, questi sono tre netti senza nessun dubbio, aiutati anche da Del Sorbo che salta alzando la mano e per un tiratore questo è un mirino aggiuntivo.
del sorbo senza pensarci su due volte, spara un'altra tripla e non, Crema è sempre più 6. Non si alza mai la mano su un tiratore come così Poltroneri del sorbo quando sei in ritardo, perché gli dai una mano, no? Alzi un mirino. Poltroneri cerca di rispondere ma non ci riesce, dall'altra parte Liberati in palleggio, poi lo interrompe il passaggio da Bozzetto a Tardito che mantiene il controllo del corpo, segna in reverse il più 8 per gli ospiti, 6 minuti 36 secondi alla fine del primo quarto. Rimessa per la PU, GSA con Crema che allunga la difesa a tutto campo. Erogas mette avanti 7-15 dopo 3 minuti e mezzo di partita. Possesso per i bianconeri, Pintoni consegnato da Castelli, Mauro prende la linea laterale, poi Marchetti dall'angolo sbaglia la tripla e rimbalzo è per Bozzetto. Max cade semplicissima, ci stanno facendo male con gli esterni, 13 punti su 15 della premiata ditta del sorbo. Liberati, canestro di Tardito, è stato il primo canestro di un altro giocatore. Si muovono molto bene, chiave oltre a Montanari che penetra molto, attacca impegnando uno o due uomini, e Liberati che può giocare in tutte e tre posizioni, una sorta di cervello ragionatore in più, vedi anche su lui, una sorta di combo player. Tardito trova Montanari che batte la prima linea, deraglia, tiene il controllo del corpo però sbaglia la conclusione, rimbalzo per Castelli. La PU secondo me forse dovrebbe cercare di aumentare un po' il ritmo per impedire a Crema di posizionarsi in difesa, sei d'accordo? Sì, secondo me sì, io credo fosse un po' sorpresa l'apodo questo gran ritmo iniziale di Crema. Vanuzzo scheggia il ferro con la tripla, Montanari tiene il ritmo alto da dietro, no. Smanaccia il pallone Marchetti, c'è il fallo secondo l'arbitro Bonotto, non secondo coach Lardo e buona parte del Benedetti. Rimessa Crema. Fallo accademico questo, Max, lo fischia non sempre, però secondo me era tanto cuoio. Matchup per Udine, si parte però da una 3-2. Montanari ribalta verso Liberati, poi Tardito ribalta lato per Montanari che non si prende la conclusione, Bozzetto ribalta anche lui lato per Del Sorbo, sbaglia la conclusione il giocatore di Crema, rimbalzo per Udine. Poltroneri ha un mismatch contro Bozzetto, non lo sfrutta, premia con un lob Vanuzzo che segna da sotto misura il meno 6, mentre è pronto Ricky Truccolo sulla sedia dei cambi. Che palla di Poltroneri, per Vanuzzo, bravissimo da questo passaggio. Io non so se è una matchup, Max, mi sembra più proprio una 3-2 secca, come adeguamento dei giocatori. Con Orzi Nuovi era una matchup, per adesso sembra che si resti in 3-2 nuda e cruda. Intanto c'è un primo problema per la PU GSA, forse anche il secondo dopo l'ottimo avvio di Crema, il secondo fallo di Gianluca Marchetti. Doppio cambio per Udine, usciranno Marchetti e Pintone, al loro posto entreranno Truccolo e Nobile, però in precedenza il time out richiesto da coach Baldiraghi. Crema avanti 15-9 quando mancano 4 minuti e 41 secondi alla fine del primo quarto. Rimessa per Crema in uscita dal time out, è entrato Sissé per la formazione lombarda. Sissé si arresta sul confine dell'area colorata, poi Bozzetto in post basso non se la vuole giocare in uno contro uno contro Vanuzzo del Sorbo, lo show difensivo di Vanuzzo contro di lui, ribaltamento di lato per il numero 32 Montanari che segna il più 8, di nuovo massimo vantaggio per gli ospiti. Segna, subisce il fallo Castelli, Andronetta con tiro libero il supplementare. Servono giocate di energia alla PU GSA per accendersi. Serve secondo me anche tanto servire Castelli, che è proprio il giocatore che col suo dinamismo farà male a Crema, perché Crema non ha un uomo per poter seguire Castelli nella fase sia di allontanamento del canestro sia di avvicinamento del canestro. Poi un'altra cosa, Max, anzi due. La prima è che loro sono alquanto corti anche in panchina, soprattutto se Zanella non sarà della partita come hai detto tu.
quindi bisognerà secondo me aumentare il ritmo. E la seconda è che Nobile avrà il suo bel da fare adesso a marcare Montanari. Deve metterci un gol di più. Il fallo di Vittorio Nobile contro Liberati, che è un giocatore molto rapido, a piedi velocissimi, e non ti permetti di avere dei punti di riferimento, perché comunque ha buon tiro da fuori, ha un ottimo primo passo, quindi il difensore dice: che faccio? No, condivido appieno, un giocatore può giocare tutte e tre le posizioni. Boiata di Montanari. Recupero di Poltroneri, 3 minuti e 50 secondi alla fine della prima frazione, Udine sotto 11 a 17. Nobile non ribalta al lato, poi c'è il fallo lontano dalla palla di Montanari, che ha sbracciato in maniera fallosa contro Davide Poltroneri. Rimessa in attacco in arrivo per la formazione bianconera, che è sotto, lo ripetiamo, 11 a 17. Rimessa in attacco dal lato corto per la formazione friulana, Poltroneri, palla in campo a Vittorio Nobile, poi si ritorna in post basso da Poltro, che ribalta lato per Ricky Truccolo. Ricky fa saltare del sorbo, poi palleggia, resta e tiro, non va, rimbalzo, svetta Sissé. Ricky che ha cambiato fascia, prima arancione, adesso bianca, chissà perché. Montanari va fino al capolinea. Te l'ho detto, difficile questa marcatura per Nobile. Infatti i due falli di Gianluca pesano tanto. Riccardo Truccolo contro Liberati, cerca di spedirlo sulla linea di fondo, poi Castelli ribalta per Vittorio Nobile, che non guarda neanche il ferro. Vanuzza, una tripla aperta da posizione quasi centrale, non va, salta Riccardo Truccolo, non riesce a toccare il pallone, e c'è un nuovo possesso per la formazione lombarda. Il fallo di Riccardo Truccolo per eccesso di aggressività contro Sissé. Rimessa in attacco per... no, due tiri liberi per Crema, perché Udine aveva esaurito il bonus in precedenza. Cambia GSA, fuori Vanuzzo, dentro Zacchetti. Dall'altra parte, dentro Manuelli, fuori Montanari. Sissé in lunetta con due tiri liberi, sbaglia il primo. Nuova chance per il giocatore Cremasco, fa 1 su 2, e Crema tocca il più 9, massimo vantaggio. Vittorio Nobile in palleggio, oltrepassa la linea di metà campo. Castelli riceve in post basso contro Del Solbo, Ricky rincura, poi si gira al segno di fondo, perde la maniglia, poi l'ultimo tocco è suo, rimessa Crema. 2 minuti e 41 secondi alla fine del primo quarto, più 9, palla in mano per Crema. In palleggio Liberati, poi consegnato da Bozzetto allo stesso numero 3 di Crema. È pronto Michele Ferrari sulla sedia dei cambi. Manuele ribalta per Sisse, tiene molto bene lo scivolamento difensivo Castelli. 5 secondi alla fine, 24, Bozzetto sbaglia la conclusione, rimbalza per Udine. Nobile fa viaggiare il pallone verso Ricky Truccolo, si va in post basso da Zacchetti, bellissimo dai vai scolastico, concluso da Davide Poltroneri. ABC di fare un contropiede come va fatto, scolastico, arriva il primo lungo, poi arriva il secondo che taglia l'aria, veramente una bella azione qui di Udine. Liberati per Sissé, che si prende la tripla, non va al rimbalzo, e per Davide Poltroneri. 1 minuto 45 secondi alla fine del primo quarto, 13 Udine, 20 Crema. Salutiamo anche gli amici di Udinese TV che ci stanno seguendo in diretta all'interno di Sport Life, e salutiamo anche Francesco Tonizzo e i suoi ospiti. Ricky Castelli per Vito Nobile, che batte la prima linea, va fino in fondo, però c'è il fallo in attacco commesso da Joel Zacchetti. Onestamente non l'ho visto, quindi ero concentrato sul movimento di Vittorio Nobile. Peccato, era una buona azione. Tanto escono Poltroneri e Castelli, entrano Pinton e Ferro, Ferrari. Rimessa per Crema quando mancano 89 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. C'è quasi una palla recuperata dalla formazione udinese, che anch'essa ha allungato la difesa a tutto campo. Ottima scelta, ma scusami, perché è uscito Montanari, quindi
giocherà playmaker, un giocatore proprio non abituato a giocare contro un pressing a tutto il campo come Emanuele, visto questa virata un po' complicata anche. Sì, ha problemi di ball handling, giocatore con la maglia numero 12 di Cremassi, se premio uccide blocchi liberati, forse infrazione di passi in uscita per Liberati, una ravvisata dagli arbitri, poi tardito per Bozzetto, 4 secondi su 24, Bozzetto tiene contro Zacchetti e c'è l'infrazione di passi ora per il giocatore pordenonese in forza, Alero Gasmet. Bella difesa quella di Udine, si è un po' intestardito un Bozzetto contro Zacchetti, però si è mosso male coi piedi, proprio un brutto movimento sotto canestro del lungo ex Pavia. C'è il fallo contro Vittorio Nobile, Crema esaurisce il bonus, il fallo di Manuelli, un minuto esatto alla fine del primo quarto, rimessa per la formazione bianconera che è sotto 13-20. Sì, ma è cambiato l'atteggiamento in campo, insomma è passato il momento di tempesta, almeno spero. Ricky Truccolo da tre punti, va Riccardo Truccolo, ve l'ho detto, la tempesta è passata, bombazzo quindi Carmelo Truccolo Meno 4 per la Piugge, si ha liberati contro Pinton, 10 secondi su 24 per la formazione lombarda, Bozzetto battezzato da tre punti, sbaglia il rimbalzo e per Vittorio Nobile. Ricordiamo che Udine non è mai andata avanti fino adesso, Crema sempre in controllo con le domani sul manubrio, Vittorio Nobile non guarda il ferro, Zacchetti ribalta per Pinton, Mauro ha spazio, non si prende la tripla, l'assist per Gioia Zacchetti che manda al bar il difensore e ne mette due. Magata qui di Pinton, Max, magata, 6 secondi al termine del primo quarto. Liberati da tre punti, non va, finisce qui il primo quarto, il punteggio APU GSA 18, Crema 20, ci sono 7 punti per Poltroni da una parte e 8 per Del Sorbo dall'altra, la linea allo studio. Ben ritrovati al Palasport Benedetti, Max Fontanini, Gian Bosio ed Enrico Tomat per il secondo quarto di APU GSA contro Crema. Si parte dal 18-20 con cui i Lombardi hanno chiuso avanti i primi 10 minuti di gioco. Le cifre danno un dato statistico molto curioso, mentre c'è un doppio fallo tra Bozzetto e Zacchetti. Il dato statistico è questo, 8 su 15 dal campo per entrambe le formazioni. Infatti la partita è abbastanza in equilibrio dopo il tentativo di fuga di Crema, 8 su 15, è un caso, quante volte è successo? Zacchetti per Michele Ferrari che perde per un attimo la saponetta, poi Riccardo Truccolo per Vittorio Nobile, 7 secondi alla fine di 24 per Udine che deve attaccare il ferro, Ferrari batte la prima linea, poi lo scarico per Zacchetti dai 6 metri, non va un airball, a rimbalzo svetta Montanari, Bozzetto ribalta lato per Sisse, tardito Emanuele, completano il quintetto cremasco in questo secondo quarto. Ribaltamento di lato intercettato da Michele Ferrari, poi una sorta di consato per Riccardo Truccolo, Pinton ribalta al lato per Vittorio Nobile in post basso, Joel Zacchetti contro tardito, linea di fondo, semigancio destro, non va e rimbalzo e per Bozzetto. Crema sempre avanti 18-20 quando mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, la Veronica di Montanari senza frazione di passi, poi Manuelli sullo scarico, non si prende la tripla, tardito per Bozzetto, Sisse un quarto di campo a disposizione, alza la parabola e segna il più 4 per Crema. Se Nobili era un po' più malizioso, qui andava a terra, prendeva il fallo in attacco di Montanari che gli è incocciato contro. Vittorio Nobile perde la maniglia, l'intercetto è per Bozzetto, Sisse 2 contro 3 per Crema, Sisse va con iniziativa personale, alza la parabola, più 6 Crema, time out richiesto da coach Lino Lardo, 8 minuti 27 secondi alla fine della seconda frazione, la linea allo studio.
rimessa per la Piuzza, sa con Crema che continua a tenere la difesa allungata a tutto campo. Truccolo consegnato per Vittorio Nobile, trucca spazio, mette la palla per terra, shaker un po', poi batte Sisseba fino al capolinea, non c'è fallo per gli arbitri, tutto regolare. Dall'altra parte Emanuele aspetta l'arrivo, rimorchio di Bozzetto che porta un piccolo l'alto, poi Tardito cerca di prendersi le linee di fondo contro Ferrari, va con un palleggiare este tiro molto rivedibile, palla persa per Crema. Magari ti lascia sempre così ogni azione. Ottima difesa di Udine che ha limitato subito il contropiede. Ferrari sbaglia da sottomisura, rimbalza per Tardito che rende quanto aveva lasciato nella metà campo offensiva in precedenza. Sta per entrare Gianluca Marchetti per Udine, Truccolo tiene contro Sisse che alza la parabola, in and out, rimbalza di Michele Ferrari. Sai cosa Max? Bozzetto, Tardito e Sisse hanno tutti e tre le braccia infinite, lunghissime. Questo è un problema sia nelle linee di passaggio, sia a rimbalzo, sia quando si attacca il ferro. Michele Ferrari su linea di fondo si fa intercettare il pallone da Tardito, dall'altra parte Montanari sbraccia contro Pinton, il fallo è dell'ex giocatore della De Longhi Treviso e Montanari dovrebbe andare in un'etta con due tiri liberi. Sì, è così. Triplo cambio per Udine. Escono Nobile, Zacchetti e Pinton, rientrano Marchetti, Poltroneri e Castelli. Montanari è molto molto bravo a buttarsi dentro, ad assorbire i colpi, però qui io mi unisco alle proteste di Lino Leardo, ha passato la palla Montanari. Coach Leonardo appunto reclama e protesta questa scelta arbitrale. Questo è un errore degli arbitri. Netto, perché Montanari ha passato il pallone dopo il contatto. L'ha detto anche Pinton uscendo, l'ha detto anche Leonardo, questo secondo me è errore di disattenzione. Altra chance per Montanari che fa 2 su 2. E ancora più 8 per Crema. Presso tutto campo, 2-2-1 di Crema, lo fa spesso anche dopo il canestro segnato. Udine che è ancora secco dopo questi primi 3 minuti di secondo quarto. Ferrari ritorna sul lato destro verso Riccardo Truccolo, 7 secondi sui 24 per Udine. Truc step back, poi il passaggio per Castelli che si prende la tripla proprio allo scadere dei 24, poi sbuca da nulla Gianluca Marchetti, recupera il pallone a rimbalzo, nuova chance offensiva per i friulani. Castelli ribalta lato per Truccolo, 5 secondi sui 24 per Udine. Truccolo palleggere este tiro, solo Cotone. Quinto punto di Truccolo, bravissimo qui questo step back a crearsi lo spazio per il tiro, questo è fallo in attacco netto. Bravo Gianluca, bravissimo qui. Poi Montanari non dà il 5 a Marchetti, Cambio Crema, fuori Manuelli e rientra Liberati. Attenzione adesso che Liberati insomma è stata la chiave del primo break di inizio partita, quello che ha permesso adesso a Crema di vivacchiare più 6. Liberati che nel primo quarto aveva segnato 5 punti, però aveva prodotto 7 di valutazione giocando per tutti i 10 minuti. Sì. È vero che il suo plus minus alla fine diceva più 2 perché al decimo Crema era avanti 18-20, però con lui in campo Crema ha preso largo nel primo quarto. Con lui in campo Crema si muove molto bene negli esterni. Poltroneri ha segnato un canestro talentuosissimo perché ha galleggiato nel cuore dell'area e poi in controtempo ha alzato la parabola. No, canestro veramente di rara bellezza. Si sede, raglia, la palla viene recuperata da Poltroneri che porta su lui il pallone. Arriva Riccardo Truccolo in punta, ribaltamento di lato per Marchetti, poi Castelli non guarda il ferro, Poltroneri con 10 secondi su 24, mezza idea da 3 punti, Castelli non riesce a sfruttare delle ottime spaziature con Riccardo Truccolo e poi Michele Ferrari ribalta il lato in maniera errata,
cambio per Crema, esce Sisse e rientra Del Sorbo. Il punteggio dice a Piugesa 22, Crema 26, 5 minuti 32 secondi alla fine del primo tempo. Quel pallone di ferro non lo prendeva neanche Michael Jordan. Max, però ti dico una cosa semplicissima, lo dovremmo fare, dovremmo correre, ma molto di più, perché loro stanno giocando in 7. Tardito consegnato per Liberati, che commette forse infrazione di passi, no, alza la parabola verso il tabellone. Michele Ferrari recupera la boccia, Marchetti in palleggio, Castelli va per Davide Poltrone, riaccetta cambio difensivo tardito, poi Michele Ferrari in prossimità del tiro libero rifornisce Castelli, sul quale interviene Tardito che gli caccia il pallone. Altra palla persa per la Piuges, a possesso per Crema. Montanari contro lo show difensivo di Ferrari che aiuta e recupera, poi Liberati interrompe il palleggio. Tardito va in post basso da Bozzetto contro Michele Ferrari. Bozzetto riesce verso Tardito allo scadere dei 24, sbaglia la conclusione il giocatore di Crema, però Bozzetto è molto bravo al rimbalzo, segna pur con un intervento falloso di Ferrari, non era avvisato dall'arbitro Zangardo. Condivido, era fallo di ferro, però ha fatto anche taglia fuori su Bozzetto, però ha 10 centimetri buoni meno di lui. Inoltre, come detto prima, Bozzetto, come Tardito e come si sa, a braccia infinite. Castelli, l'arresto di potenza, la palla non è persa perché l'ultimo tocco è di Bozzetto. 3 secondi sui 24 per la Piugesa. Esce Ferrari, rientra Capitan Vannuzzo. Rimessa per Udine, Poltroneri, palla in campo a Vanuzzo che deve tirare. Vanuzzo battezzato, va il califo Vanuzzo, tripla da triplete questa. Bozzetto, Mario l'ha vinto lo scudetto l'altro anno, non puoi lasciarlo tirare. Non ha vinto solo lo scudetto, ma basta citare solamente questo, sì, trofeo, sì, sì, questo veramente. Infatti guarda, guarda Baldiraghi, Baldiraghi non ha più la giacca, l'ha tolta, l'ha lanciata, poi sta, diciamo, dialogando in modo composto con i suoi, perché veramente questa tripla è di una boccolaggine UFO prendersela, no? Possesso per Crema, Bozzetto molto distante dall'arco del 6-75, costretto per Montanari, sul quale viene l'entrato Pinton. Poltre ritiene Del Sorbo, Liberati per leggere questo tiro con una velocità di esecuzione pazzesca. Sono innamorato di questo giocatore, veramente ha una velocità di gambe, di pensiero, di mani che pochi hanno in questa categoria, eh? Vanuzzo rincula contro Bozzetto, poi l'assist per Pinton, il professore, e Udine impatta a quota 28. E pochi hanno il tiro di Pinton in questa categoria, solo Cotone. Pandemonio al Benedetti, Tardito lì di fondo, fallo di sfondamento, no, c'è il fallo della difesa. Ma perché? Ma non era all'interno del semicerchio? Per quello dici? No, appunto, perché era all'interno del semicerchio, appunto. Non poteva essere fallo della difesa, appunto, a maggior ragione. Fischio da David Copperfield qui, veramente fischio magico. Udine ha impattato, bello questo coro. Udine ha impattato quota 28 ed è la prima volta che la PUGSA riesce ad appagliare Crema, perché l'unico momento in cui Udine ha avuto il naso a ridosso degli ospiti è stato all'inizio sul 2-3 al primo minuto. Importante la situazione difensiva. Tardito sbaglia la conclusione, rimbalza per Davide Poltroneri, Pintone per Castelli, ricezione difficoltosa, palla in campo da Castelli a Montanari che va dall'altra parte. Montanari palleggia questo tiro come i veri playmaker in contropiede sul linea del tiro libero, però sbaglia la conclusione. Castelli in penetrazione, perde la maniglia, l'ultimo tocco è di Crema, rimessa Udine. C'è voglia di andare avanti, per quello anche due attacchi veloci. Io credo che la squadra non si aspettasse
una partenza così fulminea di crema? Nessuno, penso. Sì, infatti, sai, come esci che c'è il sole e poi diluvia, sei un attimino spaesato. Esatto, bravo. Castelli subisce il fallo, bravo, da parte di Bozzetto, e Ricchi andrà in netta con due tiri liberi per dare la possibilità alla PUGSA di andare in vantaggio per la prima volta nel match. 2 minuti 26 secondi alla fine del primo tempo. Il numero 1 bianconero dalla linea della carità. Due liberi importanti questi. Udine, che se non andiamo errati finora è andato in lunetta in precedenza solamente con Castelli, quando primo vantaggio, minuto numero 5 aveva segnato il 2-0. Ma questo è uno, diciamo, delle cose negative dell'Apo, che tira pochi liberi. Castelli tira pochi liberi, ma perché? Anche perché è un gioco più votato al tiro da fuori, palese ormai. Primo vantaggio per Udine, che parte con una difesa zona 3-2. Questa è la matchup. Bozzetto per Emanueli, del Sarba, spazio da tre punti, sbaglia la conclusione, rimbalzo è per Riccardo Truccolo, che tiene il ritmo alto, poi Poltroneri, Vanuzzo, lo scarico è per Castelli, che ne appoggia altri due, più 4 Udine. Time out richiesto da coach Baldiraghi. Il punteggio dice Udine 32, Crema 28, la linea allo studio. Possesso per Crema, che rincorre a meno 4. Del Sorba spazio, non ci pensa su due volte, da due punti non va, e un airball rimbalzo per Davide Poltroneri. Momento nostro questo, bisogna andare via, Max. Sono pienamente d'accordo. Pintoni consegnato poi da Truccolo, sempre nelle mani del professore. Poltroneri in mezzo della tre punti. Castelli, lo scarico per Vanuzzo, che batte la prima linea, poi di nuovo il passaggio per Pinton. Vale due, ma c'è sempre canestro. Sono due che pensano parecchio. Sono in parziale a parte, se non mi ricordo di quando, può essere 10-0? 12-0. Bozzetto sbaglia da sotto misura, poi fa carambolare il pallone fuori, rimessa Udine. Guarda Baldiraghi che non ne manda a dire a Bozzetto. Non puoi, un giocatore che ha fatto anche anni di Serie A, fare un errore del genere, proprio è stato tipo getto del peso. Ultimo minuto in arrivo di questo primo tempo, Udine avanti e palla in mano, 34-28, la Liup da Pinton a Davide Poltroneri. Grande momento di pallacanestro qui al Benedetti, gran palla di Pinton, grande lettura di Poltroneri, che trova il pattugio e il canestro del più 8, altra pietra di Bozzetto, che in questo momento sta dando la mano più a Udine. È uscito del Zorbo, ha fatto un grandissimo secondo quarto. Siamo 14-0, il parziale aperto. Confermo Gian, possesso udinese. Castelli ha cercato con la coda dell'occhio Poltroneri, 6 secondi sui 24. Vediamo se Truc spara la bomba. Spara Truccolo, non va in end out, peccato. 14 secondi. Meritava il canestro qua. 14 secondi alla fine del primo tempo. Ora ne mancano 8. Udine ha già esaurito il bonus. Manuel interrompe il palleggio. Iniziazione difficoltosa per Liberati, che commette frazioni di passi in partenza. Rimessa Udine. Vediamo se coach Lardo chiama time out. No, non può farlo perché ha già esaurito le sue richieste. Quindi 3 secondi, 91 centesimi alla fine del secondo quarto. Rimessa per Udine nella metà campo difensiva. Facciamo il canestro qua, dai. Pinton viene fermato con un fallo da Manuelli. Terzo fallo di squadra per Crema. Buona giocata difensiva. Anzi, adesso il quarto, quindi esaurito il bonus. Rimessa per Udine con 2 secondi e 61 centesimi a disposizione. Si incarica Pinton della rimessa.
palla in campo a Truccolo, palla leggere questo tiro da tre punti, non va, però finisce un positivo primo tempo. Udine va al riposo avanti sul 36-28, ci sono 11 punti per Poltroneri da una parte, 8 per Del Sorbo dall'altra. La linea allo studio. Ben ritrovati dal Palasport Benedetti, Max Fontanini, Gian Bosio ed Enrico Tomat per il terzo quarto da Piugesa contro l'Orgasmo e Crema. Si ripartirà dal 36-28 con cui i Firani hanno chiuso avanti i primi 20 minuti di gioco. Gian, subito una differenza sotto il profilo delle statistiche. Alla fine del primo quarto entrambe le formazioni tiravano con il 53% al poligono. Al ventesimo 52% per Udine, 38 per Crema. Però sempre 29 tiri a testa, la differenza è che Udine incredibile ne ha messi 4 in più, ovvero con gli 8 punti di margine. Comunque piccola analisi, Max, dei primi 20 minuti di settimana. Si è parlato tanto dello spauracolo difesa di Crema, la grande difesa l'ha fatta Udine nei primi 20 minuti. Solo 28 punti concessi, non si vedeva da mo al Benedetti. Crema trova i primi due punti di questa ripresa con Bozzetto e interrompe un break di 14-0 per la PUGSA, prodotto nella seconda metà del secondo quarto. Sì, però adesso bisogna stare attenti perché Crema è entrato abbastanza bene in campo, anche se è stata una palla persa un po' banale. Poltroneri, Truccolo, Vanuzzo, Pintone, Castelli e il quintetto dei bianconeri. Risponde Crema con Liberati, Del Sorbo, Tardito, Bozzetto e Montanari. Poltroneri scecchera, poi tiene il possesso vivo, lo scarico per Castelli da tre punti. Ricky Castelli, bravo qui Castelli, perché non aveva messo i piedi benissimo, si è posizionato bene e poi l'ha messa la tripla. Però un tiratore quando questo problema di ricezione e piedi di solito sbaglia, lui è bravissimo. Segna Tardito, subisce il fallo, andrà netta col tiro libero supplementare. Meno 7 Crema, 39-32, quando mancano 8 minuti e 29 secondi alla fine del terzo quarto. Cambio Crema, dentro Sisse, fuori Del Sorbo. Del Sorbo è partito da paura con due triple e quel canestro in galleggiamento a metà aria, dopo un po' spento. Del Sorbo viene anche poi da un infortunio, e quanto serio, sarà stato crociato a marzo se non sbaglio. Pinton non va verso Riccardo Truccolo, sceglie il lato destro, Castelli non riesce a rifornire Poltroneri, poi Vanuzzo ribalta lato per Pinton, 6 secondi sui 24, Pinton lo scarico nell'angolo per Castelli, da tre punti, non va e rimbalza per Tardito. Montanari in palleggio, Castelli con l'aiuto e recupero, Montanari trova però molto bene Tardito che alza la parabola, un canestro bello, difficoltoso, ma molto spettacolare. Meno 5 per Crema. Anche un po' fortunoso. Quando entra Sissé ed esce Del Sorbo, deve stare un attimino attenti all'assetto. Brutta palla persa di Pinton, forse c'era fallo subito da Ricky. Comunque deve stare un po' attenti all'assetto offensivo di Crema, che tende a far più contropiede, a sfruttare le caratteristiche di Sissé. Ti ricordi infatti anche quei 5 punti filati del giocatore nazionale del Burkina Faso nel secondo quarto in contropiede, mentre con Del Sorbo tende più a giocare difesa schierata con Montanari che penetra. Montanari buca Masso Brutto, batte la prima linea, poi Bozzetto ribaltato per Montanari che fa saltare il Truccolo, palleggio e resta tiro di Montanari. Non bisogna voler niente perché già ha rimontato a Varese se non sbaglio Crema,
era sotto di 10 o di 12. Break aperto di Zeras e per Crema, bucato da Castelli con la tripla dell'ex Ferrara. Due triple non male di Castelli. Per adesso per la Piuges ha segnato in questo terzo quarto Castelli con due triple. Bozzetto quasi l'intercetto sul battamento di lato, 4 secondi su 24 per Crema. Sisse dall'angolo, sbaglia la conclusione, Castelli fa carambolare il pallone addosso a Tardito, rimessa Udine, cambio per la Piuges, fuori Pintone, rientra Marchetti. Già volevo appunto stuzzicarti sulla scelta di Coz e Lardo. Per tanti minuti Udine ha giocato senza o Marchetti o Nobile. Allora, secondo me ottima scelta per un semplice motivo, e Marchetti ha due falli. Lardo si aspettava una partenza forte nel terzo periodo di Crema con parecchie penetrazioni di Montanari e non voleva un terzo foul di Marchetti, e onestamente Nobile ha caratteristiche fisiche, ovvero l'altezza, che gli impedisce di marcare non bene Montanari. Quindi ci sta secondo me giocare con Pintò, con un po' più di esperienza per contenerlo. Poltroneri sbaglia la conclusione, poi Castelli, Ravana dalla spazzatura, il rimbalzo, subisce il fallo e andrà Lunetta con due tiri liberi. Condividi la mia teoria su questo? Sei stato esauriente. Siamo tornati in collegamento su Udinese TV e udinese.it in diretta all'interno di Sport Life. Il punteggio dice a Piuges 42, Crema 36, quando mancano 6 minuti e 20 secondi alla fine della terza frazione. Ancora un po' di storie tese, tra virgolette, tra l'arbitro Zangrando e Tardito. È pronto del sorbo sulla sedia dei cambi per l'Erogasmet. Castelli, altra opportunità, cronometro fermo, fa 0 su 2, c'è l'invasione da parte di Tardito. Altro libero a disposizione per Ricky Castelli. Quotato 1-0-1 questo fischio di Zangrande verso Tardito. Però è brutto tornare, no? Attraverso il fischio qualcosa un giocatore. E Castelli, giustamente passiamo il termine, sbaglia anche la Castelli, terza chance. Due triple, 0 su 3 liberi. Siamo 1-3-1 forse, no? È una matchup. Una matchup. Montanari forse frazione di passi, non per gli arbitri, sbaglia la conclusione e rimbalza per Riccardo Castelli. Marchetti fa viaggiare il pallone verso Davide Poltroneri in punta a Truccolo, poi Marchetti sul prolungamento di tiro libero sinistro, perde la maniglia, sì, tutta perché palla. Si stacca liberati dal lato debole, Sisse, Montanari, dai e vai, Sisse depone l'ovetto, meno 4 Crema. Con Sisse in campo Crema è più portata a correre, si è vista anche questa transizione offensiva 2 contro 1, però brutta palla persa di Gianluca proprio sul cubo dei cambi Joel. Marchetti interrompe il palleggio, poi Castelli, non va con il consegnato per Poltroneri, deraglia, sì, c'è fallo in attacco per Castelli, va via del sorbo dalla sedia del cambio del sorbo, avrebbe sostituito Tardito. Sì, no, ho visto il jump di Baldiraghi in panchina per annullare il cambio. Sai cosa? Non so se va a fare un attacco, però Castelli l'ha mostrato male abbassando la testa e caricando a mo' di toro in arena. Fuori Castelli e Vanuzzo, dentro Ferrari e Zacchetti per la Piuges, mentre l'arbitro Zangrando ammonisce coach Baldiraghi. 5 minuti 25 secondi alla fine della terza frazione, più 4 per Udine. No, Gianluca. Allora hai capito che la mia disamina era giusta. Difatti adesso rientra Nobile per Gianluca Marchetti. Sì, adesso devi mettere Nobile perché sennò lo affossi anche mentalmente. Se gli fai saltare una rotazione, no? E questo Lardo sicuramente non devo dirlo io. Però adesso devi stare attento qua, Nobile, perché come detto prima Montanari, per quelle con le caratteristiche fisiche, è un brutto cliente. Si è per liberati da tre punti, sbaglia, rimbalzo, il più lesto è Davide Poltroneri.
ora Sissé sa di poter sfruttare la sua atleticità contro Vittorio Nobile, gli caccia il pallone, recupero per Crema, Montanari per Liberati, Montanari in mezzo di da tre punti, batte Ferrari, poi lo scarico per Bozzetto dal mezzo angolo, sbaglia, lottano Ferrari e Poltronera, rimbalzo, bravo, possesso farlo. È valido per Udine, però qua Nobile devi piazzare anche una manata, fammi passare il termine, deve essere un po' più duro entrare in campo, poi perde una palla subito a metà campo con raddoppio. Nobile deve andare con iniziativa personale, commette falla in attacco, sì. Palla persa. Secondo me è tanto bravo qua Montanari a mostrare, riesce subito Nobile, penso. No, esce Truccolo. Bravo Leonardo, bravo. È una scelta questa di coach Leonardo che potrebbe passare in secondo piano, no. Solo per chi non conosce il gioco. Allora, non affossa Nobile così. Non affossa Nobile, però cosa fa? Gli mette un tutor in campo, ovvero Pinton, che in caso di raddoppio è più portato ad aiutare Nobile che Ricchi, e invece è una guardia pura. Non è male Lardo. No, no, il gol è male capita subito. È un grande. Montanari paleggere ste tiro, fa vedere ancora una volta di che cosa è capace. Meno lui. Due Crema. Bisogna registratemi una difesa. Magari forse cambiare uomo, Pinton su Montanari e Nobile su Sissé. Zacchetti mette la palla per terra, però Nobile si era messo sulla sua direttrice, Pinton come nel secondo quarto. Comunque tenevo sul discorso, non è male Lardo. Lardo secondo me veramente è stato un acquisto sulla panchina di Udine da paura. Nobile tiene molto bene in difesa contro Sissé, poi l'ultimo tocco è dell'ex giocatore, me l'aspettavo, di Pavia cambio. E Riva del Garda, rimessa Udine. Sì, a me due con Baldiraghi, se non credo. No, sì, no sì. A Olbia era con Baldiraghi. Ma di sicuro Baldiraghi ha allenato sia Pavia sia Riva. Sì. No, c'era di sicuro Samoggia a Riva del Garda con Baldiraghi. Bravo. Attacco per Udine, 3 minuti 25 secondi alla fine del terzo quarto. Ferrari in post basso, bellissimo palla. L'assist per Davide Poltroneri, gran palla di Ferro, bravo anche Poltro, però a muoversi bene lì. Sissé allunga la falcata, sbaglia la conclusione, l'ultimo tocco di Ferrari, 9 secondi sul cronometro dei 24. Fatto strano, anche curioso, nessuno dei due allenatori ha chiamato time out fino adesso. Alla prossima la chiama Baldiraghi, l'hai visto? Ci ha ascoltato. Sì. Però non... vediamo, forse se non segna. Montanari subisce il fallo di Poltroneri. Baldiraghi, vediamo se mantiene oppure no la sua richiesta di time out. No, l'ha cancellata. Quindi rimessa in attacco. Con 14, anzi no, due tiri liberi, pardon, perché Udine aveva già esaurito il bonus. Ci eravamo persi in questo importante particolare. Fuori Sissé, rientra Sissé, grandine, questo terzo quarto ha fatto più danni per la sua squadra, un paio di errori anche se sono il contropiede, però due letture secondo me non giuste. Rientrato Manuele, intanto Montanari in lunetta con due tiri liberi. Segna il primo l'ex giocatore di Lugo. Sta scalpitando in panchina Liberati. Montanari fa 2 su 2. 46 a 42 il punteggio in favore della formazione bianconera quando mancano 2 minuti e 47 secondi alla fine del terzo periodo. Poltroneri su linea di fondo, tiene il contatto, poi Zacchetti, Ferrari, extra pass da Nobile a Pinton da 3 punti, il professore Mauro Pinton. Sembra un canestro facile, ma non è un canestro facile fintare un tiro, mettere giù il pallone e rimettere piedi a posto. 5 punti filati di Pinton di grande fattura, ma però Joel in ritardo ha fatto sfilare Montanari, ha cercato la stoppata, invece bastava fare secondo me un secondo prima un scivolamento e cercare di assorbire il colpo e fare subire, diciamo, un fallo in attacco. Ferrari batte Del Sorbo, Crema
giustamente aumenta l'aggressività, perché questo è solamente il secondo fallo di squadra. Time out richiesto da coach Baldiraghi. Il punteggio recita a più GSA 49, Crema 44, 2 minuti 8 secondi alla fine del terzo quarto. La linea allo studio. Rimessa per la formazione friulana in uscita dal time out, 49-44 il punteggio per la PU GSA, Nobile per Ferrari, poi consegnato ancora ai 3-2 ex giocatori della Friulana della Pordenone. C'è il fallo di Montanari contro Ferrari, terzo fallo di squadra per gli ospiti, rimessa in attacco per Udine, tecnico, fallo tecnico al numero 32 Montanari. Però la cosa strana, quarto fallo di Montanari, non la prende bene Baldiraghi, e che non l'ha fischiato l'arbitro con cui stava parlando Montanari, ma l'ha fischiato l'altro arbitro, Zangrande se non sbaglio. Però Montanari qua non è stato furbo, innanzitutto il fallo c'era, perché piccolo contro lungo sul cambio difensivo non devi assolutamente cercare il contatto, se te lo fischiano sempre. A due, morditi la lingua. Baldiraghi mantiene sul rettangolo di gioco Montanari, gravato di quattro falli se non andiamo errati. Sì, quattro falli. Adesso è pronto Liberati, che forse lo sostituirà. Vittorio Nobile sbaglia la tripla, Michele Ferrari scuce il pallone, diciamo così, dalle mani della difesa cremasca. C'è un problema con il cronometro dei 24, doveva essere esitato a quota 14. Adesso esce Montanari. Ce l'hanno con Luciano Freschi gli arbitri, però non è colpa sua. Nel non senso è mai che... colpa di Luciano, mai. No, doveva essere resettato dall'ufficiale di campo il cronometro a quota 14 anziché 24. Si opta per 11 secondi a disposizione per Udine. Sommario, 3 secondi sono passati. Fuori intanto Montanari, è rientrato Liberati per Crema. 1 minuto 41 secondi alla fine del terzo periodo. Rimessa in campo da Poltroneria Nobile, Zacchetti molto distante dall'area, poi Ferrari, mezza idea di ribaltamento, alza la parabola, sbaglia, poi il tapin di Poltroneri non va a destinazione, Ferrari sbaglia anche lui e la palla viene recuperata da Del Sorbo. Un po' di sfiga, eh? Si può dire sfiga tu? 80 secondi alla fine della terza frazione, Manuelli segna, subisce il fallo di Pinton, entra Lunetta con tiro libero supplementare. Sacrosanto questo fallo, l'ha spinto da dietro, anche un po' l'ingenuità, onestamente. Crema lì, eh. Crema nonostante stia giocando in 7 uomini, se non sbaglio. Sì, Crema sta giocando in 7 uomini, con Montanari con 4 falli. Sono a un possesso di distanza, neanche pieno. Più 2 per la PU GSA, che ha la palla in mano. Pintone in punta, poi Vittorio Nobile va nell'angolo per verso Ferrari, poi Zacchetti, no look per Vittorio Nobile, poi il passaggio per Michele Ferrari, palla persa, chiama time out coach Lino Lardo. Forse Vittorio doveva cercare la mangata in jump, dopo va tre maglie rosse addosso. Manuel interrompe il palleggio, 10 secondi sui 24 per la formazione cremasca, c'è il fallo di Joel Zacchetti e Bossetto andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Sta per rientrare Manuel Vanuzzo per la formazione udinese, però in precedenza c'è il time out richiesto da coach Lardo. Il punteggio dice a più GSA 49, Crema 47, 41 secondi, 44 centesimi alla fine del terzo quarto, la linea allo studio. Due tiri liberi a disposizione per Bozzetto, in uscita dal time out richiesto da coach Lino Lardo. Bozzetto segna il primo,
potrebbe impattare a quota 49 Crema nel caso in cui il giocatore pordenonese segnasse il secondo. È così, 35 secondi alla fine del terzo quarto. È rientrato anche Marchetti oltre a Vanuzzo per la Piugge, si ha poltroneri, palleggia questo tiro, non va, e rimbalzo per Bozzetto. Discrepanza di 3 secondi tra il cronometro della partita e il cronometro dei 24 a disposizione per la squadra ospite. Manuelli batte la prima linea, poi si arresta, lo scarico per Del Sorbo da 3 punti, non va, al rimbalzo è per male Vanuzzo. 7 secondi alla fine della terza frazione, Marchetti per Riccardo Trucolo, 2-1, Ricchi deve tirare, Trucolo scadere, non va. Finisce qui il terzo quarto, il punteggio è invariato a più GSA 49, Crema 49, ci sono 14 punti per Castelli da una parte, 14 anche per Montanari dall'altra. La linea allo studio. Di nuovo in diretta da Palasport Benedetti per l'ultimo quarto di APU GSA contro Crema. 49-49 il punteggio, percentuale dal campo 43% per Udine, 42% per Crema, discrepanza minima per tiri tentati 46% per Udine, 45% per i Lombardi. Incredibile questa statistica. Marchetti dentro il cuore dell'area, lo scarico per Zacchetti, poi Trucolo, mezze di strapes, Trucolo sbaglia da 3 punti, Del Sorbo lancia tardito il contropiede che affonda, la schiacciata a una mano e Crema torna avanti. Brutto, secondo me è brutto per modo di dire, però diverso body language delle due panchine in questo momento. Bisogna stare attenti, lo ripeto, Crema non molla fino al 40°. Trucolo per Poltroneri, quintetto udinese completato anche da Marchetti, Zacchetti e Vanuzzo. Marchetti shakera, Zacchetti deve tirare perché stanno scadere 24, palleggia resta e tiro con la tabella, Joel Zacchetti. Baldiraghi la prende male, molto male, però questa è la pallacanestro e forse Baldiraghi dovrebbe ricordarsi che Joel quando aveva 20 anni era considerato il terzo 82 non d'Italia, d'Europa. Fallo di Gianluca Marchetti, è il quarto, la quarta penalità di Marchetti, pareggia la quarta già toccata da Montanari nel terzo quarto. Montanari in panchina, scusami. Sì sì, Linolardo lo sta lasciando sul parquet, stiamo parlando di Marchetti. Del Sorbo, Bozzetto, Manuelli, Tardito e Liberati, è il quintetto delle Rogasmet. Palla recuperata da Poltroneri, Marchetti, passaggio per Vanuzzo che sbaglia però la conclusione. Tutto regolare per gli arbitri, 51-51 il punteggio quando mancano 8 minuti e 28 secondi alla fine della partita. Del Sorbo sbaglia la conclusione da 3 punti, il rimbalzo è per la più GSA, Vanuzzo ribalta al lato, poi Trucolo per Joel, responsabilizza Poltroneri che sbaglia la conclusione da 3 punti, rimbalzo per l'Erogasmet. Abbiamo il braccio del tennista in questo istante, però cerchiamo di contenere la sfuriata di Crema e di riorganizzarci. Del Sorbo per Liberati, lo scarico per Bozzetto che fa saltare Zacchetti, il quale commette fallo. Joel, pollo qua. Quel punto lì, meglio farti arbozzetto da 8 metri, dove no, da 6 metri, 5 da 6 metri, che è bloccare la finta, no? Anzi, stai basso sulle gambe e fai subito taglia fuori, no? Cioè, è proprio un movimento sbagliato quello di sbilanciarsi in avanti. Fuori Marchetti, dentro Pinton per Udine. Rimessa per Crema, Del Sorbo rifornisce Bozzetto, ecco, che prima sbaglia e rimbalza per Udine. Perché partita l'ho vista dai Max, anch'io. 7 minuti 40 secondi alla fine del match, 51-51, consegnato per Poltroneri, mezza penetrazione, lo scarico per Pinton, Giorgevic move per Poltroneri che si prende la tripla in allontanamento, colpisce primo ferro, rimbalzo Crema. Abbiamo
capito perché Crema ha gli stessi punti di Udine e perché Crema ha il miglior impianto difensivo del girone B. È sotto gli occhi di tutti. Tardito in allontanamento su linea di fondo, è un piccione viaggiatore, rimbalzo per Udine, 3 contro 4 per la PUGSA. Pinton si accorge, premia Zacchetti e rimorchio, poi Riccardo Truccolo quasi si fa scippare il pallone, lo scarico da Zacchetti a Vanuzzo, extra pass per Pinton, importante, in and out, altro rimbalzo per Crema. 6 minuti, 45 secondi al gong del quarantesimo. Sono pronti Castelli e Ferrari per Udine e Sissé per Crema sulla sedia dei cambi. Manuelli sbaglia la conclusione, rimbalza per Vanuzzo. Ritmo alto, Pinton, lo scarico per Truccolo. C'è il fallo di Liberati, rimessa a Udine. Occhio a questi due cambi, Max. Occhio a questi due cambi nostri. Ferrari e Castelli in campo assieme, vediamo chi esce. Allora Lardo alza al quintetto, intanto fuori del Sorbo, dentro Sisse per Crema. Lardo sposta Ferrari da ala piccola. Quintetto alto questo, molto alto. Joy però stava facendo bene, anche in fase difensiva, però 4 falli. La scelta di coach Lino Lardo è stata quella di giocare con una sorta di tre lunghi, diciamo così. Potrebbe pagare ottimi dividendi. Castelli, sì, sì. Batte Bozzetto, poi lo scarico per Michele Ferrari che deraglia, deve tirare Udine, 3 secondi sui 24. Truccolo da casa sua, con la dedica al settore di Ricky Truccolo. Giusto, questa tripla qua è giustissima perché Ricky ha avuto grande sfortuna in due tiri da tre punti nel terzo periodo. Le squadre del secondo periodo buoni, alle 24. Fallo della difesa contro Manuelli, sta per rientrare Montanari per Crema. 5 minuti, 50 secondi alla fine della partita, Abiugese a 54, Crema 51, esce Manuelli, rientra Montanari. Due cose, la prima, Max, secondo me la scelta di Lardo, come tu, pagherà dividendi anche per il fatto che Ferrari e Castelli, e siamo due giocatori abbastanza uguali, 2-3-4, si cambieranno parecchio la posizione dentro, fuori, fuori, dentro, e questo sicuramente darà particolari problemi alla difesa di Crema. Difesa di Crema che secondo me il suo segreto è coach Baldiraghi, perché non vedo grandi atleti in campo, a parte 2 o 3. Si parla di regole. Sì, sì, esatto. Regole e responsabilità, no? Fallo di Michele Ferrari contro Sissé. Udine esaurisce il bonus. Potremmo pagare qualcosa in difesa con un 4 accoppiato a un 3. Vedremo. Sì, però Michele Ferrari ha dimostrato anche a livelli superiori di poter marcare giocatori molto atletici, per non dire semplicemente guarda, americani. Guarda come scivola con Ferrari. Su, Sissé. Montanari trova Bozzetto nel cuore dell'area, la stoppata di Manuel Vanuzzo, recupero di Michi Ferrari, possesso Udine. E non tiri così su Vanuzzo, eh? Eh no, 54-51, chiama time out alla prossima pausa utile, coach Baldiraghi. Truccolo deve cavalcare l'onda, lo scarico per Vanuzzo, dai 6 metri, il timbro, signore e signori del Califfo, più 5 Udine, 5 minuti, 19 secondi alla fine del match, temo di coach Baldiraghi, la linea dello studio. Possesso per Crema, uscita dal timeout, 5 minuti, 15 secondi alla fine della partita, 56-51 per la PU GSA. Montanari, mezza idea da tre punti, poi deraglia contro Castelli, palla recuperata da Vanuzzo. Pinton non guarda il ferro, si va in post basso da Ferrari, poi Truccolo a spazio, Pinton da tre punti non va, tocca da dietro il pallone, Castelli, rimessa a Crema. Graziato qui Crema perché la tripla di Pinton era con gran Canyon davanti. Montanari prima del scatto del quinto fallo. Comunque Max, perdonami un secondo, torniamo nelle azioni prima del time out. Vanuzzo è andato a Udine proprio per fare queste 2-3 cose, stoppata su Bozzetto
e canestro in cassaforte. L'azione successiva, complicato il time out Valdiraghi. 4 minuti 34 secondi a gong del 40esimo, più 5 palle in mano per la Piugis. Castelli consegnato per Ferrari, poi Ricchi mette la palla per terra, c'è il fallo di Sisse, secondo fallo di squadra speso da Crema, rimessa in attacco per Udine, cambio Crema, rientra Manuelli ed esce Tardito. Hai visto? Coach Lardo mette Ferrari da 3, Valdiraghi dopo 2 minuti gli va dietro. Stavo proprio guardando il quintetto, ha alzato i centimetri. Manuelli gioca playmaker, però comunque ha un'altezza quasi sui 2 metri che può contrastare Ferrari a rimbalzo, no? Pinton 9 secondi sui 24 per Udine, Ferrari ribalta lato per Castelli, importante primo ferro, rimbalzo per Bozzetto. Possesso per Lero Gasmet. Bozzetto sull'arco del 6,75, trova Liberati che è diventato un po' silenzioso in questa seconda metà di partita. Poi Vanuzzo caccia il pallone dalle mani dei giocatori di Crema, c'è il fallo contro fallo Ferrari netto. Scusate, c'è il fallo, sì, contro Ferrari, l'ho avvisato dall'arbitro Zangrando, ma non contro Riccardo Trucolo. Due tiri liberi a disposizione per il numero 14 bianconero. 3 minuti 50 secondi alla fine della partita, sempre 56-51 per Udine. Ha fischiato fallo in ritardo, non ho capito, no? Fallo su Ferrari, su Ferro, sì. Però era solare. Netto. Su Ricchi Trucolo. Da ultimo uomo, poi cartellino rosso questo. Michele Ferrari dalla linea della carità. Però c'è anche un problemino per Tardito in panchina, sai? Vedo, lo sta massaggiando. Forse questo è il motivo per cui Tardito è uscito prima, chissà. Intanto Ferrari sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo. Rimbalzo Crema, Montanari tiene il ritmo alto. Bozzetto in post alto, ribalta per Montanari che segna una tripla importante per i suoi importante. Colori. 56-54 per la Piugis a 3 minuti e 30 secondi alla fine della partita. Peggio specifico non quantificabile per questa tripla di Montanari. Rimette in ritmo Crema. Pinton ha spazio per leggere questo tiro da 3 punti, non va Riccardo Trucolo. Svita la lampadina, subisce il fallo, non per gli arbitri. La palla è persa. Possesso per Crema che potrebbe, in caso di una tripla segnata, ritornare avanti nel match. Liberati per Manuelli che interrompe il palleggio. Lo scippo di Ricky Castelli. Palla recuperata per la PUGSA, abbassa il ritmo Pinton, è pronto Poltroneri sulla sedia dei cambi per Udine. Ferrari ribalta lato per Pinton, poi Vanuzzo nel cuore dell'area, esce dalla stessa, ribalta lato per Ricchi Trucolo, il palleggio di Ricchi, poi l'arresto di potenza, c'è l'infrazione di passi, recupero Crema. Scusa Max, è mio quasi urlo da tifoso, ma tre azioni, ha preso tre stecche incredibili. Non si può non fiscare queste tre contatti. Sbaglio. L'esperimento di Coach Lardo termina, esce Ferrari, rientra Poltroneri. Due minuti 38 secondi alla fine della partita. 56 Udine, 54 Crema. Montanari contro lo show difensivo di Vanuzzo che fa smanacciare il pallone addosso a Bozzetto, recupero per Udine. E Vanuzzo ha fatto un paio di robette questo quarto periodo che sta permettendo a Udine di essere ancora avanti. Una gran partita tra due grandi difese, È una partita molto bella, molto fisica, molto accesa. Castelli in frazione di passi, sì, perché è scivolato sulla chiazza di sudore non asciugata. Reclamava Manuel Vanuzzo un passaggio diretto senza passare attraverso un palleggio. Bisogna stare attenti però a giocare a scacchi con il diavolo, a essere punto a punto una squadra come Crema fino alla fine. Crema romperà le scatole a tante squadre, sì, in questo campionato. A tanti, ma veramente a tanti.
e non è la classica frase fatta. No. Possesso per gli ospiti. Manuali in palleggio, poi consegnato per Montanari. 10 secondi su 24 per Ero Gasmet. Montanari sbaccia contro Pintore. Riccardo Truccolo scippa il pallone dalle mani di Sisse. È stato resettato il cronometro dei 24. Perché? Errore da parte degli ufficiali di campo. È stato dato un possesso pieno alla formazione bianconera. Ora, errorissimo. Possesso per Ero Gasmet. Manuali penetrazione sbaglia a rimbalzo. Oh. Lotta Pinton con Vanuzzo. Recupero per Udine. Che errore grave, eh? Truccolo. C'hanno i numeri fuori di testa. Ma ha ragione, non si possono sbagliare queste cose. Se ci si gioca tanto, ma, eh. Ma è questione di conoscere il gioco. Rimaniamo in diretta intanto con il commento. Castelli per Truccolo, 6 secondi su 24 per Udine. Vanuzzo non ci tenta da tre. Lo fa Pinton, sbaglia e rimbalza per Crema. A tirare 75 qua. Secondi alla fine, più 2 Udine. Si è segnato pochissimo in quest'ultimo quarto. Il parziale per adesso è di 7-5 per Udine. Montanari interrompe il palleggio. 6 secondi su 24 per Ero Gasmet. Manuelli perde la maniglia. Castelli lancia Truccolo. Involato Ricky Truccolo con la schiacciata. C'è il time out richiesto da coach Baldiraghi. Udine 58, Crema 54. 55 secondi, 32 centesimi alla fine, la linea allo studio. Torniamo in diretta, rimessa per Crema. Montanari a 50 secondi dalla fine della partita, Crema è a meno 4. Però commette fallo Pinton, quindi Montanari andrà a lunetta con 2 tiri liberi. Purtroppo Crema non ha ancora esaurito il bonus, sta per entrare tardito per l'Ero Gasmet. Fuori Bozzetto, dentro tardito, sì. 49 secondi, 17 centesimi alla fine, più 4 Udine, 2 tiri liberi in arrivo per Montanari. Un paio di cose, Max. Due tiri liberi che sono oro colato, questi per Montanari, che può avvicinare così Crema nel punteggio a Udine. Poi, prima del time out, schiacciata con urlo liberatorio di Ricky Truccolo per i tre falli non fischiati, eventuali falli, perché con tutte le situazioni al limite, lui su di Montanari. Poi, cosa non vincere gli arbitri? Manuelli che si fa 20 metri per andare a prendersela con un tifoso in tribuna, era passibile di fallo tecnico. 2 su 2 per Montanari, più 2 per la PU GSA. Riccardo Truccolo al limite o dell'infrazione di passi o dell'infrazione di doppio palleggio. Poltroneri congela il pallone, c'è il fallo poi di Tardito a metà campo. Esaurisce il bonus l'Ero Gasmet, sta per rientrare Bozzetto al posto di Tardito. Rimessa in attacco per Udine con 14 secondi sul cronometro dei 24 e mancano 35 secondi e 57 centesimi alla fine. Sono teso, ma rimessa per Udine. Truccolo, palla in campo a Poltroneri, ancora Truc, poi Pinton. 10 secondi su 24 per la PU GSA. Pinton piccherò l'alto portato da Vanuzzo, poi ribaltamento di lato per Poltroneri, commette però fallo in attacco. Riccardo Castelli, palla persa per Udine. Baldiraghi non chiama time out, se lo tiene, ne ha già chiamati 2 su 3. Perché tiene. Questo perché comunque Crema non potrà andare fino in fondo. Discrepanza di un secondo e poco più tra il possesso e la fine della partita. Sembra playoff anche questa sera, eh? Più 2 Udine, 13 secondi alla fine, liberati per Sisse, poi liberati da 3 punti, battezzato, sbaglia, liberati, recupera il rimbalzo, linea di fondo per liberati, lo scarico per Bozzetto che segna il pareggio a quota 58 quando mancano 4 secondi e 8 centesimi alla fine. Time out di coach Lardo, la linea immediatamente allo studio e poi qui di nuovo da Benedetti per l'ultima battuta. Di nuovo in diretta dal Benedetti, 4 secondi, 8 centesimi alla fine, 58-58, rimessa per la PU GSA a tre quarti campo in fase offensiva. Ha esaurito il bonus 4 secondi. Poltroneri.
anche secondo me, però che ha Pinton come seconda uscita. Rimessa per Udine, trucco, palla in campo a Poltroneri, due secondi alla fine, Poltro per vincere la partita, Poltroneri sbaglia e si va all'overtime, 58-58, oh, vi sta dentro, ci sono 14 punti per Castelli da una parte, 19 per Montanari dall'altra, la linea allo studio. Di nuovo in diretta dal Palasport Benedetti, overtime tra Apiugessa ed Erogasmet Crema, si parte dal 58 pari, quintetto in campo per Udine, Pinton, Truccolo, Poltroneri, Castelli e Vanuzzo, per Crema invece Montanari, Bozzetto, Tardito, Sisse e Liberati, sbaglia Bozzetto, possesso Udine. Non si può sbagliare un tiro del genere, 2,7 m. Vabbè, fatto sta, comunque gran partita, Massa, due grandi difese, in media Crema 58 subiti, ne subisce 60, noi ne subiamo 66 se non sbaglio, di media Grisian lì, due grandi partite, due grandi difese, vediamo questo overtime. Truccolo da tre punti, non va il rimbalzo per Sisse, beh di sicuro una vittoria di Crema è stata quella di aver portato l'overtime Udine a casa sua. Sì, eravamo anche lanciati dopo quel passaggio 14-0, no? Però è una squadra che non molla mai questo. E non è finita. Possesso per Crema quando mancano 5 secondi alla fine dei 24. Bozzetto battezzato, invoca qualcuno in cielo e porta avanti i suoi. Sì, probabilmente forse mi ha dedicato a me. Azione prima ha detto non puoi sbagliare da un metro a 2,7 m. Ha salto invece un canetto difficile per un lungo da 6 metri abbondanti. Poltroneri sbaglia, Castelli lotta al rimbalzo ma la palla viene recuperata dalla formazione ospite mentre pronto Del Sorbo sulla sedia dei cambi per Crema, blocchi per liberare Sisse oltre l'arco del 6,75 m, Sisse interrompe il palleggio, in backdoor non riceve Tardito, Bozzetto uno contro uno, spallacanestro contro Vanuzzo, poi lo scarico per Liberati che batte Poltroneri quale poi rinviene su di lui e lo stoppa, possesso per Udine che non sta segnando da circa 4 minuti. Questo è un dato preoccupante, Pinton in palleggio, poi Truccolo sul prolungamento del tiro libero destro, batte la prima linea, lo scarico per Vanuzzo dai 5 metri, il califo Manuel Vanuzzo, parità quota 60, 2 minuti 50 secondi alla fine dell'overtime. E la magia di Riccardo in passaggio, canestro a metà tra i due, veramente bravissimo Ricky a trovare quel pallone. Montanari shakera, poi l'assist e per l'arbitro Bonotto, palla recuperata per la Piugessa, cambio Erogasmet, fuori Tardito, rientra Del Sorbo. Allora si arrabbia giustamente Montanari col suo lungo che non ha fatto pick and roll, però non bisogna mai passare il pallone in salto, la cosa che ti insegnano già nelle giovanili, ma soprattutto all'interno di questo Benedetti rumoroso è meglio andare con l'iniziativa privata, no? Sicuro, poi il lungo dopo il pick and roll deve girarsi, pick and roll lo dice la parola stessa. Si sente cost to cost, non commette infrazioni di doppio palleggio ma la palla esce perché si è recuperata Lardo, Sì, recupero di perché Lardo perché se con il movimento lì, la coda nell'occhio, si sa rosso nero rosso lì un po', no? Sì, però sicuramente se si l'aveva scambiato per un compagno di squadra, anche perché l'ex giocatore di Riva del Garda si era schiantato clamorosamente. Possesso per Udine per ritornare avanti, 60-60 il punteggio, 2 minuti esatti alla fine del supplementare, Vanuzzo alza la parabola, non va e rimbalza per Crema. Montanari contro Poltroneri, l'aiuto e recupero di Vanuzzo, 10 secondi sui 24 per l'Erogasmet, c'è il fallo di Pinton che si arrabbia con l'arbitro zangrando, due tiri liberi a disposizione per Del Sorbo, quarto fallo per il professore, 1 minuto 40 secondi alla fine dell'overtime, 60-60, due liberi Del Sorbo. È un ottimo tiratore di tiri liberi.
Del Sorbo segna il primo, altra chance per lui. Del Sorbo che in stagione sta tirando con il 67% a cronometro fermo. Fa uno su due. Hai scoperto la mia mezza cuffata, Max. Ci sta anche quello. Meno Udinese TV, eh. Meno uno per Udine. Pintoni interrompe il palleggio, poi Vanuzzo ribalta lato per Poltroneri. Davide nell'angolo, liberissimo Castelli, non va in end out, il tap-in di Poltroneri non arriva a destinazione, poi Poltro calpesta la linea di fondo a 76 secondi alla fine del supplementare. Possesso per Crema che è avanti di un punto, 60-61. Sfortunato a Poltroneri perché prima ha dato un grandissimo assist in salto e poi nel tap-in è stato un tap out che è girata male. Liberati, lo scarico per Sisse che non si prende il tiro da tre punti, poi interrompe il palleggio. Bozzetto contro Castelli, 5 secondi alla fine dei 24, palla persa da Crema. Trucolo non alza il ritmo, va dall'altra parte Udine che gioca controllato. Pesa questo attacco, eh? Sì, 45 secondi alla fine dell'overtime. Pinton da tre punti, non va, rimbalza per Bozzetto. 38 secondi alla fine del supplementare, possesso per gli ospiti che sono avanti di una lunghezza. Montanari in palleggio, 10 secondi su 24 per l'Ero Gasmet. Montanari interrompe il palleggio, poi trova Liberati, 5 secondi alla fine 24, Trucco deve tenere Liberati. Liberati viene stoppato, Vanuzzo lancia Truccolo che poi però aspetta l'arrivo dei compagni di squadra. Ultimo possesso per vincere la partita, 10 secondi alla fine dell'overtime. Udine deve segnare per vincere il match. Castelli nel cuore dell'area subisce il fallo. Buono! Non è buono il canestro. Due tiri liberi per Castelli a 6 secondi e 72 centesimi alla fine dell'overtime. Io mi sono trascinare, ma ha ragione l'arbitro. Adesso Castelli che prima aveva un buon... neanche non lo dico. Non dirlo. Cambio per Crema. Esce Montanari ed entra Tardito. Perché sto cambio? Cambio per avere un lungo rimbalzo. Però Baldiraghi di sicuro avrà chiesto gli ufficiali di campo time out nel caso in cui Castelli segnasse il secondo libero. Beh, manca ancora abbastanza. Manca troppissimo. 6 secondi e 72 centesimi alla fine. Cambio anche per il coach Lardo. Esce Poltroneri. No, esce Truccolo. Ed entra Zacchetti sempre per il rimbalzo. Intanto metti il primo, Ricky, e poi parliamone. E poi sì, poi respiriamo. Castelli segna il primo. Adesso parliamone. Mi sarà rallentato il battito, Max. Seconda chance a cronometro fermo per il giocatore della Mobile Ferrara che fa uno su due. Bello! Il però è di Vanuzzo. Andiamo a vincere! Palla fuori per Poltroneri. Per vincere, Pinton allo scadere dell'overtime. Oh! 85 centesimi alla fine. Non è finita. Attenzione. Timeout richiesto da coach Baldiraghi. La linea rapidamente allo studio e poi di nuovo in diretta da Benedetti. Io in diretta dal Benedetti, 85 centesimi alla fine, rimessa per l'Ero Gasmet. Udine avanti di tre lunghezze, rimessa in campo per Del Sorbo, finisce qui la partita e Udine batte Crema 64-61. Sportività di coach Lardo che applaude coach Baldiraghi, il miglior giocatore udinese. Poco sportivo del Zorbo invece, come si chiama il Zorbo, scusa, baruffa con l'arbitro, baruffa con Ricky, hai perso, è finita, diamoci la mano. Miglior giocatore udinese ovviamente Mauro Pinton perché ha segnato la tripla della vittoria. La linea allo studio perché poi ci saranno le interviste ai protagonisti. Grazie Gianni, alla prossima. Grazie a te.